Il mercato dei cambi è ancora in fibrillazione per l'apprezzamento dello yen nei confronti del dollaro. Ieri la valuta giapponese... Il mercato è un mammifero strano, senza niente di umano. È una cosa che cresce, che ogni giorno diventa più grossa. Una crescita enorme, smisurata, tutta forme. Come una donna sempre incinta di se stessa. Il mercato è un neonato opulento, ossecchiato dal mondo. È un mamboccio gonfiato che ingrassa anche senza nutrirsi. Non ha alcun bisogno né di cibo né di sogno. Siamo noi tutti la sua grande incubatrice. La chitarra suonava, ogni nota passava straziante dal petto e dal cuore. Era un nudo di rabbia, era stranamente, era anche un canto d'amore. Era un ritmo così sconvolgente per il corpo, per la mente, e la sala scoppiava di gente, di grande allegria. Quella notte era mia. La chitarra suonava, non ci aspetterei mai, ed ognuno di noi si sentiva così liberato, senza rendersi conto che anche lì si imponeva la follia del mercato. Il mercato è il demonio, il mercato è Dio, il mercato è il demonio, il mercato è Dio. Il mercato è uno squalo gigante, sempre più onnipotente, così bieco e spietato, non ha impedimenti morali. Ha travolto il nemico nella furia del suo gioco. Uno alla volta si è spranato gli altri squali. Il mercato è un ordigno innescato, un circuito completo. È la grande invenzione, è l'atomica dei più potenti. È una competizione tra le più disumane, senza pietà per il massacro dei perdenti. La mia moto correva, il mio corpo vibrava felice più forte del vento. È un'emozione sentirsi mortali, anche fosse in un solo momento. Era un senso di grande furore e di da spiegare. Io volavo, mordevo l'asfalto, ero come in balia una grande euforia. La mia moto correva, ero solo al comando, mi sentivo di fuori dal mondo così realizzato, senza rendermi conto che anche in me stravinceva la follia del mercato. Il mercato è demonio, il mercato è Dio, il mercato è demonio, mercato è Dio. Lui, il mercato, è dovunque. Niente gli sfugge. È avido e insaziabile. Non si accontenta mai. È lui che determina tutto con la sua quotidiana presenza. Gli scontri politici sono diventati un lusso, un gioco da salotto. Non c'è individuo né formazione politica che possa opporsi alla logica di questo grande invisibile burattinaio che tira le fila del nostro mondo. Ma se un giorno lui di colpo sparisse, se di colpo ci trovassimo esclusi da questo meccanismo perfetto, così al di fuori da qualsiasi morale,
In fondo è lui che ha realizzato i sogni dei nostri padri procurandoci benessere e ricchezza. Non c'è niente da fare. Oggi come oggi un paese che rifiuta la sua logica rischia di diventare un paese povero. Un paese che l'accetta con allegria non solo rischia l'aumento dello squilibrio nella distribuzione della ricchezza, ma peggio ancora, l'annientamento totale delle coscienze. Insomma, un uomo oggi non ha neanche la possibilità di schierarsi decisamente a favore o contro di lui. Incredibile. Ma forse, forse se lo si sa, se ne si è consapevoli, si può praticare questa realtà senza pretendere di risolvere le cose con un sì o con un no. Ecco la grande sfida: allenarsi a vivere senza certezze, con la certezza che qualcosa possa nascere da questa nostra contraddizione. E allora forse, magari a fatica, troveremo altre risorse. Allora forse si ritorna a sognare, a pensare, perché l'individuo non muore, resiste, frattanto, frastuono, si muove nel dubbio che in fondo è da sempre il destino dell'uomo. E pian piano ritorni a essere vivo, presente, più reattivo, la tua mente ripete a scavare in un mondo sommerso, un percorso diverso. L'individuo non muore, cerca nuovi ideali.